Il forum H2O interviene sull'avvio della procedura di valutazione d'impatto ambientale a sanatoria postuma, cioè a opere realizzate del parco commerciale Miró a Chietiscalo, decisa ieri dal comitato VIA dopo che la società che sta realizzando il complesso immobiliare La Sile Costruzioni si è rivolta al TAR, un esito rivendicato da Forum H2O già un anno e mezzo fa. Noi avevamo lanciato degli allarmi perché purtroppo nel 2017 è cambiata la normativa nazionale e che in cui è stata introdotta la possibilità di fare le valutazioni di impatto ambientale a posteriori, veramente un controsenso. Ecco, purtroppo la Sile Costruzioni, il proponente, ha sfruttato questa nuova norma e ha chiesto la via in sanatoria. Noi avevamo lanciato l'allarme, il consigliere Febbo e il WWF avevano smentito e invece puntualmente l'altro ieri il Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione ha riaperto la procedura come richiesto dall'azienda. Ora l'appello di Augusto De Santis è agli enti e ai cittadini affinché intervengano con note scritte contro il progetto. Perché il Comitato VIA potrebbe bocciarlo di nuovo. Purtroppo si apre uno spiraglio adesso per questo progetto che è realizzato vicino al fiume Pescara e assolutamente noi riteniamo che debba essere contrastato.